una funzione particolarmente importante, decisiva, credo, perché tutti riteniamo che il Partito Democratico a Pescara dovrebbe essere quello che finora non è riuscito ad essere, cioè un elemento che favorisce partecipazione, dibattito, presenza, controllo popolare, perché si deve avviare una spirale positiva, mentre c'è una spirale negativa, e cioè la gente ritiene che non valga la pena, che i partiti siano una struttura superflua, si astiene, addirittura si astiene dal voto. Sostengo provocatoriamente, e i mass media mi pare che non riportino questa tesi, che chi non vota non ha diritto neanche di arrabbiarsi. Il punto fondamentale è questo: noi dobbiamo promuovere una consapevolezza di base che sostiene che la democrazia, il sistema, la qualità della democrazia di una società, di una collettività, dipende dall'atteggiamento di ciascuno dei componenti di quella società. Sostengo, faccio parte della categoria, anche se in disamo, che i politici sono complessivamente di un livello insufficiente. Ciò non di meno, sostengo, ed è un argomento che non viene dibattuto adeguatamente, che la società civile è sullo stesso piano e ha la responsabilità di quello che è la politica. Perché pensate che il numero degli iscritti ai partiti non supera il 4% dell'elettorato, quindi un 5%, non sto dicendo un 50%, un 5% che decidesse di ravvivare potrebbe prendere in pugno il sistema, sbattere fuori tutto e rinnovare interamente le strutture. Il problema vero è che abbiamo, e in questo do la colpa forte agli anziani, a quelli come me, che come genitori e anche come insegnanti non hanno diffuso un migliore senso civico, una migliore consapevolezza dell'onere che grava su ciascuno dei cittadini di contribuire. Abbiamo diffuso una mentalità secondo cui ognuno denuncia i mali e pensa che debbano essere risolti dagli altri. Dobbiamo invertire questo sistema. Dice, ma proprio a partire dal Partito Democratico, sì, proprio a partire dal Partito Democratico, che deve conquistare una capacità di articolazione democratica delle sue strutture, una capacità di discussione. Sostengo che l'ultimo circolo, quello con minori iscritti, l'ultimo iscritto ha diritto di parlare, di intervenire, di dibattere su tutte le questioni. Non è solo per esempio l'Italicum o il Jobs Act o altri della scuola. Il singolo iscritto ha diritto di dibattere su tutto, deve avere anche la consapevolezza che la sua proposta confluisce in un sistema di proposte dove si faranno poi le mediazioni che potranno non rispondere del tutto alle sue aspettative, ma gli deve essere riconosciuto il diritto, con il dovere, con l'esercizio del dovere, di partecipare. Quindi a partire dalla struttura. Io dico che in realtà la commissione congressuale è stata nominata in marzo e aveva tra i compiti specifici quello di promuovere, fissare la data del congresso, fissarne i regolamenti e promuoverne l'attivazione. In realtà noi questo processo l'abbiamo fatto, e quello che mi preme sottolineare di fronte a tutti voi è questo dato, che qui si è verificato nei termini previsti formalmente e comunicati a tutti la presentazione di una sola candidatura. Questo è un limite, perché da un certo punto di vista, senza nulla togliere la capacità rappresentativa, la personalità di Moreno Di Pietrantonio, una eventuale presenza di più candidature avrebbe verificato il sistema, il dibattito stesso. Ciò non di meno, certamente questo elemento non può essere più appropriato a lui, e neanche alla Commissione, perché la Commissione, vi prego di riflettere a questo,
la scadenza del termine, forse era anche illegittimo, ha prorogato la scadenza del termine per la presentazione delle candidature tre volte, di 10 giorni in 10 giorni, arrivando dall'11 aprile al 9 maggio per l'edizione del congresso. Quindi c'è stata la possibilità. Il problema, io voglio dire con grande franchezza, informare tutti del fatto che c'è stata una manifestazione anche di un qualche dissenso, riserva da parte di persone autorevoli, i segretari di alcuni circoli, che hanno chiesto un rinvio di 6 mesi perché hanno ritenuto, come ritenevamo noi, che la situazione di base del partito fosse insufficientemente vivace, legata, motivata. E però la tesi che è prevalsa nella commissione è che un rinvio di 6 mesi quantitativamente non poteva certo essere adeguato a riattivare e riqualificare l'intera vita del partito. Per esempio 6 mesi, di cui 3 estivi, quindi fino a settembre, quindi e per di più non è stato chiesto, come noi avevamo proposto nel fare i rinvii, che chi volesse chiedere dei rinvii doveva motivare con l'intenzione già posta in atto di raccogliere firme per arrivare a altre candidature. Ma il problema è che anche al nostro interno si è verificato quell'elemento di cui abbiamo detto. Molti sono in grado di giudicare, di esprimere pareri, di esprimere insoddisfazione, pochi di trasformare questo stato di insoddisfazione in un impegno positivo che costruisca condizioni migliori. Da oggi noi pensiamo di promuovere questo diverso sistema e crediamo che pensare che 6 mesi senza un segretario, senza organi funzionali potessero produrre quel cambiamento era assolutamente difficile, almeno difficile, mentre ricostituendo un segretario ed un'assemblea noi stabiliamo i presupposti perché ci siano persone legittimate a chiedere ai circoli e dai circoli agli iscritti questo livello di partecipazione nuova. Poi la relazione che ascolteremo ci dirà anche i modi e i tempi con cui saranno attivate e realizzate queste nuove funzioni e il dibattito che seguirà, perché sarà un dibattito ovviamente aperto a tutti, potrà portare ulteriori indicazioni, consigli, espressioni di domanda politica che debbono essere recepite per imprimere una svolta significativa. Questa svolta a cosa deve portare? A pochi elementi decisivi. Il fatto che i circoli siano una sede di dibattito reale, dai circoli emergano documenti, prese di posizione che vengono a confluire nel livello comunale in una posizione mediata di tutti e si apra un confronto reale con l'amministrazione. Io vi porgo i saluti di Marco Alessandrini, che è impegnato ad una riunione di rappresentanza proprio dell'ente, che quindi non ha potuto essere presente come avrebbe voluto. In realtà noi dobbiamo aprire un dialogo e un confronto che non paralizzi l'attività del comune, ma che gli dia la possibilità di arricchire le posizioni della giunta. Vi faccio un esempio: il circolo di Castellammare ha chiesto che, esistendo un documento approvato all'unanimità dall'assemblea del partito 4 anni fa, ci sia un dibattito sulla mobilità. La mobilità e i trasporti sono la base dello sviluppo, ma non solo dello sviluppo economico, anche dello sviluppo culturale. Non credo che nella storia si sia mai verificato che un paese, una civiltà sia avanzata, si sia sviluppata senza collegamenti forti tra i popoli, all'interno di un popolo e con gli altri popoli. Bene, quel documento completamente abbandonato rappresenta un modo non efficace di comportamento, che un documento politico approvato dal partito resta la base di riferimento dell'azione politica fino a che non viene modificato, integrato, abrogato, sostituito con altro, ma non può essere ignorato. Ecco, noi dobbiamo verificare questo rapporto con l'amministrazione per
per dare senso alla partecipazione che vogliamo sollecitare. Che ci vado a fare al circolo? Se al circolo si parla di aria fritta, non viene mai fuori una proposta significativa che costringa le mie, non controparti, ma le mie espressioni politiche, istituzionali, il sindaco, gli assessori, i deputati, i consiglieri regionali, a fare i conti, politicamente parlando, con la realtà di base. Bene, queste sono le cose che noi vogliamo promuovere a partire da oggi. C'erano un paio di posizioni relativamente differenziate, la prima relativa alla durata e alla funzione di questa tornata congressuale. Beh, è stato fatto anche qualche incontro significativo, molto positivo, in cui Moreno di Pietrantonio, nella qualità di candidato alla segreteria, e le componenti varie, anche autorevoli, segreterie, eccetera, si sono confrontate e hanno trovato degli elementi di intesa che io vi voglio richiamare come elementi di un valore positivo assoluto. Il problema non è che tutto deve essere tranquillo perché nessuno si permette di avanzare le proprie proposte. Tutto deve essere tranquillo perché da proposte anche divergenti noi sappiamo trovare le mediazioni utili nell'interesse di tutti. Questo è stato fatto. Si parlava di una durata degli incarichi degli organi che eleggiamo, segretario e assemblea, delimitata in funzione del fatto che addirittura nel 2017 ci sarà una nuova tornata congressuale nazionale in cui bisogna ripartire da tutto. E la considerazione che qui si tratta di un congresso straordinario, tanto che non parte dalla modifica dei circoli. I circoli ci sono e restano come sono, con un'azione che ne vivifica il ruolo, e quindi è stato superato questo elemento. Altrettanto si chiedeva, con una buona motivazione, ma in apparente contraddizione con la linea che veniva fuori dalla commissione, eccetera, di costituire un coordinamento dei circoli che fosse un organismo che raccorda le funzioni. Bene, è stato assolutamente convenuto che così sarà, e quindi ci sarà un momento anche formale di relazioni tra i circoli per confrontarsi con gli altri livelli. Bene, il calendario delle cose che abbiamo fatto, come dicevo, ha spostato questa data di oltre un mese per consentire anche le eventuali ulteriori candidature. Ora noi facciamo un congresso che ha un esito in termini di nomine abbastanza scontato. C'è una sola candidatura, c'è una lista di candidati all'assemblea. Come si è arrivati a questa? Sappiatelo perché è un altro passaggio positivo. Il candidato di Pietrantonio, quando non sapevo quanti sarebbero stati candidati, ha fatto una sua proposta di componenti di assemblea che superava di poco la quarantina di elementi su 60 da eleggere. In realtà, quando si è scaduto il termine, quindi si è visto che era solo lui e si doveva integrare, non ha preteso di integrare personalmente la lista di sua come avrebbe giuridicamente potuto, ma ha convenuto che i circoli fossero a indicare le persone per completare le liste. Così è stato. Questo è un dato, scusate se io lo sottolineo con tanto interesse e calore, molto positivo. Ha dimostrato da parte sua dei segretari di circoli una capacità, compresi quei quattro circoli, una capacità di comunicazione che ha determinato una scelta unitaria. È vero che avremo una sola lista, ma una lista determinata unitariamente anche a partire dalla base. Bene, io concludo questa breve introduzione dicendo che le fasi formali del congresso sono questa introduzione, la relazione del candidato, il dibattito aperto a tutti, le conclusioni del candidato, il voto, perché anche se sarà una votazione per acclamazione,
solo candidato e una sola lista, ci sarà un momento formale di votazione, la proclamazione degli eletti e il buon lavoro per le prossime attività. Questo è tutto. Vi ringrazio molto e spero che il lavoro di oggi sia positivo ed utile per tutti noi. Saluto anche l'assessore e saluto la presidente della commissione. Insomma, abbiamo raccolto una possibilità di dare valore a questa riunione e spero che sapremo caratterizzare in senso positivo. Ora quindi, se volete, ecco, grazie. Ringrazio Paola. Accomodarmi e se posso chiedervi di fare utilizzare un saluto, ve ne sarò particolarmente grato. Grazie, Lello. Allora, credo che mi conosciate, io e Sandra portiamo il saluto del sindaco che è a Roma e che sarebbe stato qui molto volentieri. Io voglio dire due parole su Moreno, perché lui è il nostro segretario cittadino, lui deve essere il nostro segretario cittadino. Perché? Perché Moreno conosce i problemi della città, avendo lavorato in maniera intensa come capogruppo del Partito Democratico i 5 anni di opposizione e precedentemente come assessore della Giunta d'Alfonso. Qui Pescara ha bisogno di un cittadino segretario, ho volutamente messo davanti cittadino, proprio perché Pescara è una città che ancora ha bisogno di grande attenzione. Io sono sempre cacciata di campanilismo e non mi vergogno di fare del campanile, perché in questa città nessuno pensa che debba essere fatta una politica di attenzione alla città. E in questa maniera da anni Pescara viene deturpata, viene defraudata, non viene considerata, perché non si devono dire certe cose, perché se si fa politica bisogna fare la politica nella maniera corretta, che quindi non impone, ma purtroppo nella nostra regione le cose non avvengono come dovrebbero avvenire. Fino adesso nella nostra regione Pescara è sempre stata considerata una cenerentola di questa regione, eppure era, non lo so se lo è ancora, la città che poteva dare la svolta a questo territorio nostro. Si pone il grande problema della macro regione adriatico-ionica ed è veramente con preoccupazione che vedo che nella città dell'Aquila si fanno dei convegni solamente tra aquilani. Ho paura che Pescara possa perdere ancora di più questo ruolo che lei ha, non perché qualcuno ci ha regalato mai qualcosa, mai nessuno ha lottato per questa città. Polemica, però io questa polemica la faccio mia da una vita, forse fa parte della mia storia, cioè senza forse, ma so che Moreno invece questa attenzione alla sua città, questo amore per Pescara, Moreno ce l'ha e soprattutto unisce una grande voglia di fare politica, unisce un grande desiderio di stare in mezzo alla gente, di capire la gente, di cogliere, di intuire il momento politico. Lui ha un grande intuito, ogni tanto viene delle cantonate, ma sono rare, ecco, sono rare, per cui io chiedo a lui, chiedo a Moreno di rappresentare questa città nell'ambito di questo nostro partito, di rappresentare al di fuori di questo partito, in questa regione,
e di non cedere mai alla tentazione che certe cose non si devono dire perché è brutto che si dicano. Grazie. Buongiorno a tutti, mi associo ovviamente alle parole di Paola, però vorrei aggiungere qualcosa. In questo momento l'esigenza di un segretario cittadino è fondamentale, perché comunque come amministratori siamo di fronte a una sfida davvero importante e soprattutto noi dobbiamo credere che questa sfida la vinceremo. Quindi è importante che un segretario cittadino ricostruisca una rete che vada soprattutto anche a dare a noi amministratori quella visione, ma anche soprattutto quell'aiuto, quel supporto per farci fuori anche quelle che sono le difficoltà, per darci un supporto su quelle che sono anche quelle difficoltà che noi avremo e per come superarle, perché purtroppo sapete bene in che condizioni è il comune di Pescara. E quindi abbiamo bisogno di tutti voi, di un segretario che riesca a creare un gruppo grande. Stare sul territorio, come diceva Paola, è fondamentale. Far credere a tutti voi, a tutti noi, che possiamo farcela, per noi è importante. Perché io penso che insieme questa sfida la vinceremo. E quindi io al segretario chiedo davvero questo impegno, un impegno che possa davvero coinvolgere poi tutti voi a supportarci. Che comunque le idee ci sono, bisogna semplicemente credere che questo momento, che è un momento difficile, insieme, vero Moreno, tu mi devi supportare in questo discorso perché l'abbiamo fatto già qualche giorno fa, è fondamentale. Quindi i circoli, i ruoli appunto di questi circoli, anche e soprattutto l'incontro con noi amministratori, venite voi da noi verremo appunto nei circoli, ma soprattutto dobbiamo stare in mezzo alla gente. Cioè la gente in questo momento credo che ha anche difficoltà a capire la gravità della situazione, quindi a capire anche le difficoltà che quotidianamente abbiamo per risolvere magari un problema che prima a Pescara nemmeno si poteva ritenere tale. Invece oggi è come scalare una montagna. Quindi io penso che oggi è un momento importante di riflessione e che possa, insomma, mi auguro, cambiare una strada per Pescara, che è una città che in Abruzzo ha il suo valore e soprattutto una città dove si può rilanciare la produttività, le infrastrutture e quindi possiamo davvero essere, un'immagine che il cambiamento, il futuro, un futuro migliore ci può dare. È un momento importante, diciamo, per il Partito Pescarese, è una fase che stiamo vivendo, la politica nazionale, la politica regionale, molto importante per il Partito Democratico, perché il Partito Democratico dopo molto tempo si ritrova in quella congiuntura che lo trova al governo del paese, della regione, di tanti territori e della città di Pescara. E allo stesso momento in Abruzzo stiamo ridando vita alla nostra comunità politica, al nostro partito, ai nostri luoghi. E oggi andiamo a celebrare questo congresso per fare due cose, per decidere insieme di riorganizzare il partito nella città di Pescara e di affidare questo ruolo a Moreno, che avrà il compito specifico di riuscire insieme ai segretari di circolo, insieme
iscritti, militanti e a tutta la nostra comunità politica di riaccendere il protagonismo del Partito Democratico nella città di Pescara. E lo dovrà fare sapendo che non è una sfida facile, perché oggi come oggi davanti a noi si pone un grande quesito che avvolge tutti gli iscritti del PD, tutti gli amministratori del PD, ed è un'incognita, un quesito che non possiamo sottacere. Siamo o non siamo all'altezza della sfida che abbiamo davanti a noi? Quando governiamo il paese, quando governiamo l'Abruzzo, quando governiamo la città di Pescara, siamo o non siamo in grado di assumere il ruolo di una classe dirigente vera? Siamo o non siamo in grado di mettere a riparo il PD dagli individualismi imperanti, dalle scelte sotto banco, dalle manovrine fatte all'ultimo secondo, dalla scelta di non mettersi a capo alla guida di un processo politico, ma solamente a capo magari di una protesta che magari può portare più consenso immediato, ma che ci fa perdere la sfida di governo alla quale siamo stati chiamati dagli elettori, dai cittadini. Il Partito Democratico è tornato al governo di questa regione perché ha colto una domanda che era di cambiamento, che è di cambiamento della politica. È stata una grandissima domanda di cambiamento che ha colto anche la città di Pescara, perché noi abbiamo vinto su quella domanda lì, su quella spinta lì, rispetto al governo che c'è in questa città. E non possiamo sbagliare, perché questa occasione è talmente storica che se la mancheremo non tornerà più. E se non facciamo questo salto culturale profondo, noi manchiamo la sfida, e se manchiamo la sfida ci rimetterà tutta la nostra comunità politica. E la domanda che ci dobbiamo fare qui, che è una psise di un'assemblea composta dai circoli, è questa: siamo o non siamo una comunità politica? Siamo una sommatoria di interessi individuali che si incontrano una domenica mattina, un sabato mattina, per scegliere quale migliore assetto e quale migliore equilibrio dare in una conta interna, oppure possiamo assumere questo ruolo che è complicato, perché passa per noi stessi e per la nostra capacità di fare dei passi indietro quando si devono fare passi indietro, ma di rimettere al centro l'interesse comune di un'associazione che può essere un partito, ma quello della collettività che oggi è Pescara. E guardate che sono numerose le problematicità sulle quali noi manchiamo queste sfide nella città di Pescara, dove governiamo e dobbiamo con più coraggio difendere le cose che stiamo facendo. E non è solamente un problema di comunicazione di quello che accade e non accade in città, ci sono dei passaggi politici che noi dobbiamo mettere al centro e discutere e risolvere per rilanciare veramente e profondamente la nostra attività di governo della città. E non basta un congresso o un'assise tra i circoli, c'è bisogno di guardare dentro e dritto ai problemi, e su questo si può declinare anche a livello regionale. Pensate a quello che sta accadendo per esempio nella sanità abruzzese, dove stiamo davvero provando a cambiare la sanità abruzzese e allo stesso tempo non riusciamo a metterci d'accordo gli uni con gli altri nel consiglio regionale sulle posizioni che dobbiamo prendere. E allora il tema deve essere questo: siamo o non siamo in grado di assumerci l'onere che ci hanno dato i cittadini? E io credo che la risposta deve essere sì, con coraggio di partire insieme, sapendo che è una sfida durissima e complicata, ma che il Partito Democratico verrà valutato sulla sua capacità di incidere in una fase come questa, nel paese, nella regione e a Pescara, e non ci saranno altri. Però per farlo è necessario andare oltre nel PD. Dobbiamo essere in grado di capire che la nostra attività deve rinascere dal basso e dal protagonismo dei nostri luoghi, che oggi sono i circoli, ma per ridare il protagonismo ai nostri luoghi
bisogna ridare il protagonismo agli iscritti, al ruolo stesso degli iscritti, che non sono chiamati solamente per votare o solamente per stare negli organismi piuttosto che nelle segreterie, piuttosto che nei direttivi. I nostri iscritti, i nostri militanti devono essere chiamati a discutere, a parlare, a ritrovare la capacità di essere partito, di essere comunità. È da qui che dobbiamo rimettere al centro il nostro partito, la nostra convenzione cittadina, i nostri circoli, stabilendo un legame vero. Perché a Pescara dobbiamo ritornare, rieducarci insieme a questa sfida. Ma guardate che differenza c'è vera e profonda tra i partiti che si candidano a governare il paese nostro in Italia. Che noi abbiamo una struttura radicata, abbiamo militanti, abbiamo passione, abbiamo una comunità, ma la dobbiamo mettere nella filiera, perché senza partito non hai l'opportunità neanche di capire quello che deve essere l'indirizzo, perché l'indirizzo non può essere dato dai singoli, non può essere dato solamente da chi amministra, deve nascere da una discussione, da una elaborazione autonoma che parte dal basso, che rivendica il protagonismo di una militanza politica che non è fatta per affiliazione correntizia, ma deve essere fatta sul progetto che hai per la città. E questo è un processo che pervade tutto il Partito Democratico, dal livello nazionale fino all'ultimo circolo. È la grande sfida del PD che stiamo iniziando a delineare anche a livello nazionale, perché anche lì si capisce che non si può demandare solo la capacità oggi del nostro leader, ma c'è bisogno del partito, e lo hanno capito anche nell'ultima elezione nazionale, tant'è vero che il mandato è questo. Ci sarà il tesseramento che partirà in Abruzzo dall'11 di maggio, ma su questo orizzonte si deve mettere al centro anche la capacità di scrivere un tesseramento più vero, più profondo, ma non nella quantità, ma nella qualità, nel tipo di adesione che oggi si può dare a un partito, perché esiste un tema del rapporto tra chi si iscrive e chi va solo a votare alle primarie. Non possiamo essere solamente un votificio, perché è oggettivo che quello che è accaduto in questi anni ha generato una struttura rispetto al fare politica, al fare partito. Non si può radicare un partito sapendo che le scelte verranno prese poi solamente dalle primarie. Tanto si fanno le primarie e allora non conviene iscriversi, non conviene riunirsi, perché tanto se io ho un'ambizione poi saranno solo i cittadini a decidere, non sarà la selezione da fare sulla politica come in ogni comunità. E quando non avviene la selezione sulla politica, sulla capacità di relazione all'interno della dinamica di un circolo o di un'assemblea cittadina, ecco che lì si perde la capacità di essere uniti, forti e di essere partito, perché essere partito non vuol dire affidarsi solamente all'approdo, ma c'è tutto un percorso che bisogna mettere al centro, e non è noioso, non è antimoderno, perché non è affatto così, perché oggi è molto moderno riunirsi con fatica, scoprire che c'è una passione di ascoltarsi e di riconoscersi e non di andare per forza ad ascoltare un'assemblea o un segretario che parla. Il senso è capire quelle che sono le sfide da rimettere al centro insieme e come potenziare il ruolo di un partito in un momento di governo in cui chiaramente il partito viene un attimo dopo quelli che governano, ma in quell'occasione che il partito deve essere in grado di dare un grande indirizzo a quelli che governano, perché il mandato di un partito non si estingue agli anni dell'amministrazione, va oltre. Bisogna lasciare un'elaborazione convinta di quella che è l'idea di città. Ed è per questo che anche a livello regionale ho pensato, abbiamo pensato insieme agli altri, di costituire un ufficio del programma. Lo dico qui perché lo diremo domani all'assemblea, ci sarà Bruno che lo coordinerà, perché si possa riaccendere insieme una filiera profonda su tutte le tematiche, facendo partire poi i luoghi della discussione politica dal regionale, con delle commissioni di lavoro che cadranno anche nei territori
e che si radicheranno nei territori, perché oggi le questioni non sono più macro questioni sulle quali uno deve mettere il responsabile cultura 5 anni a dire qual è l'idea di cultura del PPI Abruzzo. Abbiamo bisogno di poterle fare cadere nei territori, perché le tematiche sono diverse e vanno costruite a seconda della specificità di un territorio. Ed è solamente se noi riusciamo a costruire una maggiore coesione territoriale, se riusciamo a costruire una maggiore capacità di mettere in relazione i livelli del partito in una maniera finalmente orizzontale, solo così noi possiamo dimostrare che è possibile fare politica e fare partito nel paese di oggi. Perché il problema è questo: quanto è sostenibile un partito nei processi che abbiamo davanti a noi oggi? Perché è una domanda vera e profonda anche rispetto a lo slancio che può avere un leader nazionale piuttosto che regionale davanti alla propria comunità politica. Ed è talmente vero e profondo questo problema che se un partito non lo riesce a affrontare, il partito non conta più. Non ci può essere autonomia, non ci può essere lealtà, non ci può essere autorevolezza di nulla se il partito non torna veramente e profondamente a discutere. Ed è questo il senso di venire oggi a fare questo congresso, decidere insieme di ripartire da qui, applicando un concetto molto orizzontale dei protagonisti che ci saranno in questi mesi. Perché il cuore del problema non è chi deve fare il segretario, ma è come noi mettiamo al centro il ruolo del nostro partito a Pescara, che non è che è mancato per colpa o incapacità di chi c'era o chi ha fatto, ma è colpa di tutti noi e della nostra incapacità strutturale, non solo a Pescara, ma è una cosa fisiologica di tutti i democratici, perché è un dilemma che viviamo al nostro interno, di qual è il ruolo del partito, di quanto serve o non serve. Tutte domande su cui ci sono delle ambiguità di fondo, che sono anche la bellezza del PD, ma alle quali noi dobbiamo rispondere, e lo possiamo fare solo accendendo un protagonismo vero della città di Pescara. Dobbiamo immaginare un'agenda di iniziative fatta dai circoli che sia continua e costante. Dobbiamo andare a accendere la luce in tutti i circoli. Non è possibile, e deve essere chiaro e detto nell'assise cittadina, che esistano i circoli personali. Non può essere un criterio essere eletto per farsi il proprio circolo. Dobbiamo stabilire un criterio oggettivo tra di noi e decidere quando e come funziona l'attività territoriale, altrimenti come facciamo a rimettere al centro il protagonismo del PD se anche noi al nostro interno ci rassegniamo dai combattimenti, ci rassegniamo dalla voglia di candidarci e confrontarci con le nostre idee, perché chi sta più in alto di noi conta di più di noi. Non possiamo, dobbiamo riscoprire la comunità. E io credo che il mandato della segreteria regionale, che durerà il tempo necessario, dovrà essere in grado di risolvere questi problemi, perché sono i problemi della comunità politica del PD in Abruzzo e altrove. E per farlo abbiamo bisogno però di tutto il PD e non di un pezzo o di un altro pezzo. Abbiamo bisogno di tutto il PD. Io credo che insieme, se ci mettiamo d'accordo su queste questioni, non ci divideremo più sui nomi piuttosto che sui metodi, ma troveremo la forza e il coraggio di avere un Partito Democratico molto più forte, perché il partito molto più forte è utile non solo a chi è iscritto, ma è utile a quelli che stanno fuori, è utile ai cittadini. In Italia, in questo paese, in questa crisi oggettiva che c'è stata in questi anni di tutti i corpi intermedi, far rinascere dal basso il ruolo di un partito è una sfida vera che va oltre noi stessi, perché ci pone la domanda di quello che lasceremo a quelli che verranno dopo, e solo in questo senso possiamo riscoprire la fiducia della militanza, la passione della militanza e la voglia di dire ai tanti ragazzi che ci sono nel PD di Pescara anche, che loro qui possono trovare un luogo dove essere ascoltati e mettere a disposizione tutte le loro idee. Io credo e spero e sono convinto che in questi giorni loro avranno un protagonismo oggettivo ed evidente, perché c'è bisogno delle nuove generazioni nella politica, soprattutto
nella politica locale pescarese. Abbiamo bisogno di dimostrare che questa è una città che vuole ascoltare quelle istanze e mettersi al centro nel partito per ricucire quelle fette di tessuto sociale della città che si è disgregato, e si è disgregato soprattutto per colpa di quelli che hanno governato prima di noi. E dobbiamo cominciare ad avere come partito questo ruolo di interlocutori della società pescarese. Io non mi voglio dilungare, potrei parlare molto, vi voglio porgere il mio saluto più sincero, augurarvi il buon lavoro e spero di ascoltare insieme a voi un dibattito profondo sulle ragioni del nostro partito. Io vi ringrazio e vi auguro buona continuazione a tutti. Benissimo, grazie al segretario regionale. Voi trovate affissi alle pareti e anche all'ingresso, accanto ai manifesti, anche la lista dei candidati componenti dell'Assemblea Comunale di Pescara, di cui vi do lettura perché è un atto formalmente necessario. Sono, dirò i circoli, il numero dei rappresentanti e i nomi. Pescara 1, San Silvestro, San Donato, 9 rappresentanti: Amenta Mauro, Capozzucco Andrea, Cirone Mauro, D'Angelo Mariangela, Donatelli Lucia, Marino Patrizia, Piscione Dino, Pugliandri Simone e Rocci Lucia. Pescara 2, Portanova: Costantini Claudia, Di Pacco Antonio Walter, Di Donato Vincenzo Enrico, Di Gian Domenico Sonia, Di Lucio Ciriaco, La Bagnara Rosario Nicola, Mancinelli Claudia, Marcone Mario, Lucciante Daniela, Stracca Riccardo. Pescara 3, Tiburtina, Villa del Fuoco, 10 rappresentanti: Aceto Antonio, Cirillo Sergio, Di Pietro Antonio Maria, Galanti Francesca, Iezzi Yolanda, Incarnato Vittorio, Matteucci Vittor, Potenza Dino, Russi Lilli, Valenza Anna Maria. Pescara 4, Colli, 10 rappresentanti: Carullo Emanuela, D'Agostino Andrea, D'Antonio Maria Ida, Di Giovanni Stefano, Fagotti Vincenzo, Giacomucci Mariella, Orlacchio Cristiano, Patriarca Davide, Rossini Annalita, Sciarretta Giancarlo. Pescara 5, Centro Castellammare, 6 dei rappresentanti: Ambrosini Roberto, Barbone Domenico, Basilio Virgilio, Donnini Valeria, Iezzi Marilena, Marchetti Donatella. Pescara Nord, Berlinguer, 9 rappresentanti: Casciano Stefano, Cermignani Francesca, De Arcangelis Alessandro, De Camillis Domenico, Lombardi Armando, Mastrangelo Claudio, Moretti Oscar, Pellegrini Marco, Pistilli Giada. Pescara Grimao, 2 rappresentanti: Di Meo Donato, Mucci Ettore. Pescara Sud, Anna Arendt, 4 rappresentanti: De Donato Pasoli Giulia, Ferri Caffarele, Pier Domenico Cinzia e Renzetti Ferdinando. Così indicati i 60 componenti dell'Assemblea che eleggeremo al termine dei nostri lavori. Vi ringrazio. Se c'è, io avevo visto Francesca Ciappardini, la inviterei a prendere la parola, se no lo farà dopo, le faremo fare un saluto dopo quando arriverà, mentre passo la parola al candidato segretario Moreno di Pietro Antonio per la relazione introduttiva. Ringraziamento particolare e un saluto sicuramente a tutti voi, ma un ringraziamento voglio fare a Gian Moretti che ha lavorato tanto per riorganizzare questo congresso, che non è una cosa facile, e a tutti quelli che insomma ci hanno lavorato. Faccio un ringraziamento e saluto Stefano Casciano, che è stato il segretario del PD qualche mese fa, e va ringraziato perché tutti coloro i quali si sono prestati a dirigere e comunque a lavorare per il nostro partito vanno sempre ringraziati, perché è una cosa che vi assicuro assolutamente da volontari e si fa solo se uno ci crede a passione. Voglio ringraziare, oltre a tutti i segretari di circoli, i rappresentanti dell'amministrazione comunale, Marco Alessandrini oggi purtroppo
potuto esserci perché mi ha detto che aveva una importante manifestazione sul terrorismo a Roma, sapete tutti che insomma lui è molto coinvolto in queste iniziative. Saluto anche la consigliera Simona Di Carlo, Lena Kesho, Decera, ministro Francesco, Piero e tutti gli altri che arriveranno. Voglio salutare Carlo Gaspari, poi mi scapperà qualcuno, insomma non è un problema. Ma voglio salutare Victor Matteucci. Victor Matteucci che è stato l'ultimo segretario di questa città di DS, quando eravamo DS, oggi siamo PD, ed è stato il protagonista della grande avventura, della grande vittoria del 2013 con la candidatura di Luciano D'Alfonso. Ci tengo tanto perché veramente quella, abbiamo fatto un lavoro incredibile, sapete tutti che abbiamo cambiato forse un po' le sorti non solo di Pescara ma politicamente di tutta la regione. E quando delle persone, lo prendo come esempio perché quando delle persone si riavvicinano al nostro partito è sempre una cosa importantissima, e questo è evidentemente l'obiettivo, uno degli obiettivi, ma credo che sia forse il più importante che abbiamo in questa ripartenza, in questa riorganizzazione del partito di Pescara: allargare un partito appunto aperto. Saluto l'onorevole Fucilli che è appena arrivato. Un partito aperto, un partito forte e un partito unito, così come quello regionale, ma è evidente che deve essere così a livello di cittadino, a livello provinciale e a livello regionale. Ho scritto una relazione, di solito io non scrivo ma parlo a braccio, però credo che per l'importanza di questa iniziativa, credo che andava anche scritto per avere delle riflessioni molto più puntuali. In questa importante giornata, cari amici e cari democratici, per la vita del Partito Democratico Cittadino di Pescara, il mio pensiero, ma credo quello di tutti noi, va sicuramente correre verso il ricordo affettuoso di due compagni che ci hanno lasciato recentemente e che tanto hanno dato alla nostra parte politica, sempre con grande passione, onestà intellettuale e impegno civico. Nevio Felicetti, assessore del comune di Pescara con la giunta Chiola, deputato e senatore, il più giovane di tutti, ci ha lasciato all'età di 90 anni. Per le sue idee sempre pronte a dare preziosi consigli e insegnamenti a tutti noi. E poi il caro amico e compagno Marcello Paolini, consigliere capogruppo PD, dicevo consigliere capogruppo PD al quartiere di Porta Nuova, protagonista di mille battaglie in difesa dell'ambiente, della qualità della vita della nostra città, sempre pronto a darsi con grande generosità per il partito. Caro Nevio, caro Marcello, ci mancherete tanto. Cari democratici, ho deciso di intraprendere questa nuova avventura politica con il vostro consenso e il vostro aiuto. Dopo essere stato sollecitato e dopo attenta riflessione, con l'entusiasmo, la passione, la forza e la lealtà che sempre mi hanno caratterizzato, perché credo innanzitutto che bisogna coltivare, valorizzare e trasmettere soprattutto alle nuove generazioni i valori fondamentali del PD come la correttezza, la lealtà e il rispetto per le persone, rafforzando così il senso di appartenenza al PD, perché credo che il nostro progetto di trasformazione della città vale la pena di lottare e fare fatica ogni giorno come da sempre facciamo tutti. Il PD in cui credo è il luogo dove poter promuovere e sostenere le idee per cui mi sono sempre battuto, mi batto e continuerò a battermi ogni giorno. Due tristi eventi hanno rischiato di segnare negativamente a vita le sorti della nostra città. La traumatica prematura interruzione delle amministrazioni d'Alfonso, 15 dicembre 2008, chi non lo ricorda, e la successiva inconcludente, per alcuni aspetti dannosa, amministrazione del centrodestra. Basta ricordare a tal proposito il dissesto finanziario e la chiusura del ponte che ci hanno lasciato. Quanto alla prima, la straordinaria affermazione di Luciano alle regionali e le recenti assoluzioni piene porterebbero civicamente a dire forse che non tutti i mali vengono promossi.
Oggi abbiamo un presidente della nostra città, finalmente, dopo decenni di voluta penalizzazione per ombra della nostra città da parte dei vari governi regionali. Ed un protagonista della scena politica nazionale che può vantare, come pochi altri, un curriculum cristallino, DOC certificato. Quando alla seconda, una coraggiosa e forte opposizione, qui ce ne sono dei rappresentanti che insieme a me hanno fatto quelle opposizioni, una coraggiosa e forte opposizione portata avanti in un momento difficilissimo, ma con la schiena dritta e a testa alta, nella consapevolezza che avevamo operato bene nel rispetto delle regole e l'interesse della città, ed un miracoloso fermento interno, sono state riconosciute e premiate dai pescaresi, che hanno compreso la necessità di investire, di invertire la marcia, riconsegnando al PD e a tanti nostri giovani, con il sindaco Marco Alessandrini, la responsabilità di riprendere il cammino interrotto. Abbiamo un incredibile patrimonio politico da gestire e trasformare in iniziative e occasioni di rilancio della nostra città. La sfida alla quale il nostro partito è chiamato in questi mesi è assolutamente impegnativa e richiede uno sforzo deciso di innovazione, partecipazione e di cambiamento. Mai tanto potenziale amministrativo e di governo è stato riposto in un partito di centro-sinistra. E al tempo stesso mai tanta difficoltà organizzativa è stata vissuta nel nostro campo politico. Saremo in grado di dare un senso alla nostra sfida solo se saremo anche in grado di ricostruire un partito diffuso, radicato, con un'organizzazione moderna e adeguata alla città di oggi e di domani. Tutte le esperienze di sostanziale parificazione tra iscritti ed elettori realizzati nelle esaltanti stagioni delle primarie non hanno facilitato evidentemente le iscrizioni ed anzi forse hanno finito per moderare lo slancio di molti che attraverso l'adesione hanno qualificato il proprio impegno ed hanno contribuito anche finanziariamente alla vita del partito. Il processo di rinnovamento già in corso non deve significare la mortificazione delle esperienze che a volte si è purtroppo invocato e consumato, ma trovare le opportune sintesi tra nuovi protagonismi e nuovi linguaggi, con le storie, con l'impegno che i nostri uomini e le nostre donne sanno garantirci. Nel caso ricercando anche irrituali forme di confronto e di arricchimento reciproco. Ma è anche vero che troppe volte i circoli, piuttosto che assolvere ad un'insostituibile funzione di antenna sul campo di quanto di buono o di ingiusto si manifesta sul territorio, sono apparsi come arrugginiti presidi di referenzialità, senza vita, senza iniziativa. Se questo è lo stato che si vuole conservare, celebrando di volta in volta antichi e gelidi riti politici o congressuali, e che ha il nuovo PD che si candida ad essere il partito degli italiani e dunque anche dei pescaresi, non nascerà mai. Noi dobbiamo pensare ai circoli di vita e di partecipazione aperti a tutti gli uomini e le donne che reclamano diritti e manifestano bisogni, la sede naturale della elaborazione del confronto, dove soprattutto quelli che sono portatori di rappresentanza pubblica siano capaci di rimettere continuamente in gioco il loro mandato, ricavandone arricchimento e conferma continua, e riuscendo dunque a conferire al partito vivacità e funzione reale. Il circolo è il luogo dove si materializza il prodigio dell'ascolto quotidiano e in cui si intercettano tutte le emergenze, tutti i protagonisti senza i quali il partito moderno è destinato a perdere senso e futuro. Dobbiamo dare vita anche a Pescara ad un partito che sappia ragionare con umiltà e senso della misura e sappia confrontarsi in modo aperto con le mille facce della nostra città. Un soggetto forte, autorevole, moderno, nel quale trovano spazio giovani e meno giovani, imprenditori, operai, professionisti, commercianti, e quel centro medio che ha arricchito le nostre proposte con le sue istanze di libertà e di impegno sociale. Un partito che sappia garantire partecipazione alle decisioni importanti per la collettività, che lascia alle spalle finalmente liturgie e rendite di posizioni e che ricerchi nella prospettiva le ragioni della propria unità. Anche a Pescara dunque faremo insieme un partito democratico, aperto, forte e unito,
facendo nostro il dibattito in corso a livello nazionale. Diventa prioritario ridare nuova centralità al partito quale leva indispensabile per dare un nuovo impulso al cambiamento, all'innovazione e alla partecipazione. La funzione stessa del partito è quella di saper parlare a generazioni, generi e genti diverse, di saperle ascoltare e di saperle rappresentare, un luogo di pensiero e di cultura politica dove promuovere il dibattito e il confronto sui temi nazionali, regionali e naturalmente sui tanti temi della nostra città. Non possiamo deludere le speranze di cambiamento, di sviluppo e di crescita, di uguaglianza sociale, di maggiori opportunità per tutti, che i cittadini di Pescara, della nostra regione e del paese hanno riposto in noi. Il partito è lo strumento fondamentale per il cambiamento, ma il partito siamo tutti noi. È necessario lavorare in maniera collegiale, valorizzare il potenziale dell'assemblea cittadina, finalmente, per approfondire assieme i tanti temi che riguardano la città, mantenendo un assetto organizzativo fluido, dinamico e garantendo permeabilità alla discussione, per investire sulle persone, soprattutto giovani, che sentono ancora quell'impagabile e chiaro impegno al fare, al mettersi in moto verso l'alto che la politica in noi a stento riesce ormai a canalizzare, soprattutto nei quartieri, strutturando il ruolo dei circoli per farne nuovi centri di interesse dove si conducono analisi per elaborare proposte, si verificano risultati in sintonia con le linee del programma di mandato della nostra amministrazione. Con paradigma comune e matrice univoca, ma valutando con attenzione gli ambiti peculiari, specifici di ogni singola tematica cittadina nell'autonomia dei ruoli che giustamente deve esserci. Naturalmente metteremo in campo un franco rapporto dialettico con il sindaco, con la giunta, il capogruppo, il gruppo consigliare, anche per monitorare la resa politica delle azioni amministrative e l'impatto sulla vita delle persone sul territorio. Occorre sempre prestare attenzione a ciò che nella nostra azione politica genera tensione e conflitto tra istanze ed interessi diversi presenti nelle persone che vivono nella nostra città. Dobbiamo promuovere di più i momenti di ascolto e di confronto, discutendo pubblicamente delle questioni, valorizzando nel nostro dibattito gli interessi della collettività, privilegiando comunque sempre il bene comune rispetto a quello dei singoli e dei pochi. E assumendoci sempre la responsabilità delle proposte e delle scelte concrete. Il Partito Democratico di Pescara deve uscire dal guscio, aprirsi a nuove esperienze, senza timore, parlare di più con le persone, tornare a fare iniziative nei quartieri, nelle periferie, che sono il futuro della città. Un Partito Democratico capace di immaginare, progettare e programmare la città del futuro, da qui almeno 10 anni. Avere una visione complessiva, questo è il compito che noi crediamo debba avere un partito di massa come il nostro, con tutte le energie e le intelligenze che abbiamo a disposizione dentro e fuori dal Parlamento. Dobbiamo ridare valore al senso dell'unità come risorsa capace di produrre risultati per la nostra comunità cittadina attraverso l'apertura sui grandi temi della città, ma come risorsa di un dibattito, un approfondimento. È una elaborazione dove tutti devono e possono essere messi nella condizione di poter esprimere il proprio punto di vista senza nessun condizionamento e soprattutto favorire la partecipazione alle decisioni. Dopo il dibattito, l'approfondimento, si decide insieme e si procede secondo le decisioni assunte democraticamente, mettendo fine alle prese di posizioni strumentali volte soltanto al mantenimento di rendite di posizione e a coltivare il proprio orticello. Basta! La città ha bisogno di un partito con cui interloquire, ha bisogno di un partito aperto, forte e unito, come dice il segretario regionale. E si procede secondo il ruolo dei circoli in questa ottica è sicuramente centrale. Per il rilancio del partito, esse dovranno essere le antenne dei quartieri della città, sostituire il ruolo che prima avevano anche le circoscrizioni, intercettando cittadini e problematiche, favorendo la partecipazione alle decisioni che più interessano i rispettivi quartieri.
è così che ci si radica sul territorio e si diventa interlocutori. Questa città ha bisogno di un partito con cui interloquire. Questo significa per noi un partito forte, con iscritti e simpatizzanti, con la condivisione democratica delle decisioni. I nostri iscritti vogliono essere chiamati a partecipare alle decisioni e non più solo per ascoltare e battere le mani, per prendere atto di decisioni spesso prese altrove. La riorganizzazione del PD a livello nazionale, a cui sta lavorando il segretario Renzi con Matteo Orfini, con Andrea De Maria, tende a un ritorno al cosiddetto partito pesante, con rinnovata attenzione al tesseramento e al radicamento sul territorio, dopo la discutibile esperienza del partito leggero. Tutto questo non può che andare a vantaggio della nostra amministrazione comunale, che tradurrà in atti concreti le scelte che tutti assieme abbiamo preso a favore dei cittadini, della città e dello sviluppo, naturalmente nel rispetto delle proprie autonomie. Tante saranno le iniziative di approfondimento e elaborazione nei vari settori cruciali della città targata PD per Pescara, con gruppi di lavoro sempre aperti al prezioso contributo delle migliori intelligenze della città e oltre. L'amministrazione comunale, guidata da Marco Alessandrini, ha prevalente trazione PD, con 12 consiglieri alla prima esperienza, con 5 assessori più sindaco, vice sindaco e presidente del consiglio. Ha dovuto affrontare in questi primi 9 mesi una situazione ereditata dalla passata amministrazione di centrodestra, a dir poco disastrosa. Sul piano degli equilibri finanziari, tutti sapete di cui si sta discutendo in questi giorni, dell'ente e non solo, una situazione che mai nessun'altra amministrazione ha dovuto affrontare nella storia moderna della nostra città. Il loro lavoro, svolto da tutta la compagine del PD al Comune, a cui va il nostro apprezzamento e la nostra riconoscenza, è un risultato che darà la possibilità di rimettere i conti in ordine e quindi creare le condizioni per immaginare e progettare il futuro di Pescara. Dopo questa prima fase di emergenza, in considerazione della diminuita capacità di spesa che il Comune si ritrova ad affrontare, diventa importante prefigurare come mettere in campo le istanze di cambiamento che noi abbiamo promesso, per le quali la città ci ha accordato quell'enorme consenso elettorale 9 mesi fa. Alla drastica riduzione di risorse finanziarie bisogna rispondere con le idee, con interventi di innovazione e semplificazione della macchina volontaria, che non costano nulla e tanto possono produrre in termini di promozione dell'intrapresa. Particolare attenzione il nostro partito dovrà naturalmente rivolgere ai settori strategici della città. La gravissima crisi economica iniziata attorno al 2008 ha prodotto anche nella nostra città enormi sacche di disagio e nuova povertà. Calcolate secondo i dati della Caritas, in almeno 10.000 in condizioni a rischio di povertà, se non di povertà assoluta, con dati sulla disoccupazione che rispecchiano i dati nazionali purtroppo, che si attestano attorno al 12,2% e al 40% di disoccupazione giovanile, circa 13.000 disoccupati. Dall'ultimo censimento la nostra città conta circa 122.304 abitanti, 2.350 in meno rispetto a 4 anni prima, di cui 30.187, il 28% sono anziani. Con l'età superiore a 65 anni, con 47 ultracentenari nella nostra città, di cui 37 donne chiaramente. Ma la cosa importante che volevo sottolineare è che 13.297, quasi 11%, vivono da soli e questo rappresenta una gravissima problematica. Questi dati pongono una serie di riflessioni sulle quali iniziative vanno attivate in sinergia con l'ASL locale, soprattutto nell'ottica di interventi sociosanitari e servizi territoriali. A tal proposito, per noi sarà prioritario portare avanti in sintonia col governo regionale, è appena arrivato il governatore, a me piace chiamarlo presidente, Luciano, tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione del distretto sanitario di Pescara Sud, nell'ottica della territorializzazione dei servizi sociosanitari, della riduzione
riduzione delle liste d'attesa e delle file per le prenotazioni. Le politiche sociali sono per loro da sempre prioritarie. Nel settore del commercio, la più grande fabbrica della città, con 4.300 negozi, di cui 1.100 sono circa 5.000 gli occupati, l'attenzione e l'impegno del PD di Pescara sarà nell'approfondimento e nell'elaborazione di soluzioni. Dovrei essere massimo il tentativo di supportare l'amministrazione in un momento in cui il settore attraversa una crisi molto grave. Inadeguate e poco motivate sono state negli ultimi 5 anni le politiche cittadine anche nel settore del turismo. Pertanto vanno ripensati in termini di rilancio e di finanziamento alternativi. Abbiamo cominciato a far capolino nel mercato delle destinazioni, conferendo a Pilla una città che si impara ad osare, a credere di più su se stessa, può avere tutte le carte in regola per essere attrattiva e ospitale con nuovi benefici per tutti. E di qualche giorno fa la notizia dell'abbattimento dei vecchi capannoni dell'ex cofano. Per noi questa operazione va letta nel segno di un cambiamento di rotta nella gestione del territorio della nostra città. L'avvio di una stagione di trasformazioni urbane che Pescara attende da tempo e nelle sue aree più strategiche e pregiate che davvero fa percepire l'inizio di una nuova stagione. L'obiettivo generale che il Partito Democratico Cittadino si pone per i prossimi anni è quello di mobilitare tutte le migliori risorse per realizzare una vera e propria città veloce, una città leggera, una città intelligente, le famose smart city, cioè un insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici, capaci di mettere in relazione le infrastrutture materiali della città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita. Più che di slogan, di riferimenti letterari, questi temi rappresentano per Pescara una vera e propria necessità, fondamentale per affrontare la cosiddetta competizione territoriale, che in questi anni sta diventando sempre più aggredita e che rischia di consegnare alla nostra città un progressivo processo di decadimento, con il ritardo del suo sviluppo negli ultimi anni che ha rischiato di diventare incolmabile. Per raggiungere questo traguardo, Pescara va riorganizzata, più che come un'entità municipale a sé stante, come una vera e propria città-territorio. Lo snodo principale della cosiddetta area vasta metropolitana Pescara-Chieti è all'interno della macro-regione Adriatico-Ionica. A Pescara, ancora più che altrove in Italia, le fortune del comparto dell'edilizia hanno coinciso per decenni con lo sviluppo e la crescita della città, altro comparto economico fondamentale di Pescara. È dunque evidente che la crisi del comparto edile rischia di trasmettersi all'economia e allo sviluppo di tutta la città. Non è più sufficiente dire riparte l'edilizia, riparte l'economia. Dopo lunghi decenni in cui questo meccanismo automatico è parso a funzionare, oggi bisogna inserire il tema dell'edilizia all'interno di un sistema più complesso e profondamente trasformato. Se è vero come è vero che non possiamo più consumare suoni agricoli, che non ci sono più i numeri demografici che giustifichino la realizzazione di nuove volumetrie, che ampie parti del nostro territorio sono diventati famosi brownfields, terreni e territori marroni, quelli lasciati inutilizzati dalle dismissioni industriali, improduttivi e attrattori di degrado. La prospettiva di un rilancio del comparto edilizio non può che sposarsi con la necessità di rigenerazione della città. E come dice il senatore a vita Renzo Piano, proprio a partire dalle sue periferie, attraverso ampie e diffuse azioni di sostituzione, demolizione, ricostruzione di migliaia di metri quadri e migliaia di metri quadri. È proprio nelle periferie, sempre nell'intuizione di Renzo Piano, che si trova la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana più creativa e propositiva. Le periferie sono la grande scommessa urbana dei prossimi decenni. Su questi temi, così come su quelli tradizionalmente al centro del dibattito locale, sullo sviluppo della città, intendiamo avviare un processo di partecipazione competitiva e trasparente di tutte le energie pubbliche e private disponibili, così in piena attuazione della cosiddetta sussidiarietà orizzontale. Il Partito Democratico di Pescara si impegna a promuovere e sostenere in sinergia con il livello provinciale e regionale il potenziamento infrastrutturale del territorio metropolitano e
superficie, Pescara, Scafano, Montempo, Città Sant'Angelo, dove il potenziamento della qualificazione internazionale dell'aeroporto, l'Abruzzo, l'attuazione del piano regolatore portuale, l'istituzione dell'autorità portuale, prolungamento dell'asse attrezzato, un dragaggio stabile, efficace e continuativo. Un nuovo piano della mobilità che sia capace di organizzare e adeguarsi alle vecchie e nuove esigenze dei cittadini, ma che sviluppi anche una visione di area vasta, promuovendo anche una nuova stagione del trasporto pubblico urbano che va reso più efficiente e più efficace. La riorganizzazione dei grandi parchi cittadini accanto alla promozione di una strategia di verde diffuso che sappia incentivare e promuovere la realizzazione e la cura di microspazi verdi in tutti gli angoli della città. La progettazione e la definitiva sistemazione e ottimizzazione delle aree strategiche, finalmente, dell'ex COFA, dell'area di risulta centrale di quella futura, di Porta Nuova, del sistema del parco fluviale, tutte le elaborazioni che a partire dal confronto aperto e partecipato con tutti i cittadini si impegnino a definire un grande percorso, un processo di riqualificazione ambientale e territoriale, anche in chiave identitaria, culturale e di riflesso anche economico. L'incremento, la promozione e la messa a sistema di una rete ciclopedonale sempre più completa ed efficace, che sappia porsi non solo come struttura ludica e per il tempo libero, ma anche e soprattutto come concreta ed efficace alternativa rispetto alla mobilità privata sul luogo. La delocalizzazione dell'impianto del centrificio, la pianificazione e il coordinamento delle politiche regionali per l'alta formazione, campus universitario di Via Arpino, il superamento della logica del metro quadro metro cubo e dei vecchi e mai attuati piani particolareggiati attraverso la redazione e l'adozione di nuovi strumenti, di un nuovo ed efficace strumento urbanistico composto come nelle città più avanzate, su queste dinamiche, Toscana, Veneto, Emilia Romagna, da un piano struttura preliminare dove vengono scelte definite i nodi strategici, le connessioni infrastrutturali e le aree strategiche, aree cerniere, aree di risulta, parcheggi, stazioni metropolitane e scambi, e a me tanto caro Palermo, chissà quanto, e da un regolamento di norme tecniche semplificate, operative, che agevoli i cittadini, accogliendo, favorendo, incentivando le attività virtuose, famose smart city, quali l'autosufficienza energetica degli edifici, la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, la riduzione delle emissioni di gas serra, l'ammodernamento e la ristrutturazione della macchina amministrativa attraverso la ridefinizione di norme chiare e trasparenti che garantiscano l'operatività e la dinamicità dell'intervento ordinario, oltre a semplificare le procedure di esame delle pratiche e di rilascio di pareri e autorizzazioni. Infine, cari democratici, lasciatemi spendere qualche parola su un argomento che mi sta particolarmente a cuore. La cultura. La cultura è una grande ricchezza, il nostro vero capitale, unico e non replicabile, che non è solo espressione della nostra identità, ma soprattutto anche il principale punto di forza per emergere con successo dalla sfida della globalizzazione. Senza cultura, una città non va da nessuna parte. Il punto di partenza è nella constatazione che il settore della cultura greca, intorno al patrimonio, non solo il sistema del sapere, della conoscenza e della comunicazione, ma anche a gran parte del sistema produttivo, dal turismo alle produzioni tipiche, dell'artigianato al design, del servizio dell'innovazione. Finora ci si è limitati a cercare di tutelare questo patrimonio. Ora è davvero giunto il momento di darsi da fare per trasformarlo in un volano di crescita e di sviluppo. Occorre una nuova politica culturale, una vera e propria rivoluzione culturale, che sappia coinvolgere le istituzioni pubbliche insieme alle forze economiche e sociali. Una sinergia necessaria, perché da un lato le risorse pubbliche sono sempre più scarse e dall'altro le imprese sono sempre più consapevoli della propria responsabilità sociale e dispongono delle risorse economiche e know-how necessarie per interventi efficaci e innovativi. Per realizzare questa collaborazione occorre eliminare una serie di ostacoli di natura pratica e anche culturale. Non si tratta di stravolgere il quadro normativo, ma solo di avere il coraggio di sperimentare nuove modalità di collaborazione,
passato effettivamente dalla logica di sponsorship a quella di partnership. A me piace pensare a Pescara come una città laboratorio, dove effervescenza, la creatività e la dinamicità di tanti giovani trovi migliori occasioni di protagonismo e di affermazione e concorre insieme a noi, a tutti noi, a costruire la città in cui vale la pena di arrivare, di intraprendere e di vivere. Il nostro PD sarà un pungolo continuo e propositivo verso questo processo innovativo della struttura della cultura urbana, della città, dei suoi servizi e delle sue aspirazioni, impegnandosi su tutti questi temi per contribuire con l'amministrazione comunale allo sviluppo e al rilancio di Pescara come città di riferimento della nascente macro regione dell'Adriatico. E aggiungo, cari amici, abbiamo per la prima volta la grande fortuna di avere la regione amica. Con la regione amica rappresentata da Luciano D'Alfonso, credo che Pescara possa fare e recuperare tutto il tempo perso dalle varie amministrazioni di centrodestra e di centrosinistra della regione, che hanno sempre penalizzato Pescara. Ultimamente leggevo su qualche giornale che un consigliere regionale, mi pare si chiami Febbo, e non Luigi Febbo, al quale auguriamo di vincere le elezioni a Chieti, ma Mauro Febbo, si lamentava che Luciano D'Alfonso si occupava troppo di Pescara. Io dico, caro Luciano, te ne occupi ancora poco, ancora di più devi fare, soprattutto per risolvere i gravissimi problemi, a cominciare quelli del popolo. Tutti insieme potremo farcela, tutti insieme potremo ridare a Pescara quel partito democratico che i cittadini, che gli imprenditori, che tutte le fasce sociali vogliono, con cui vogliono interloquire. Tutto questo lo possiamo fare, io ci metto tutta la mia passione. Grazie. Grazie a Moreno per la sua appassionata relazione che ha trovato il vostro apprezzamento. Saluto gli intervenuti, prima di tutto il Presidente Luciano D'Alfonso, a cui chiedo di svolgere un intervento, e poi saluto Graziano Di Costanzo, un esponente di riferimento del settore dell'artigianato, saluto l'assessore Donato Di Matteo, gli onorevoli Fusilli e Castricone, e poi via via Simona Di Carlo, come ho già detto, Giuliano Diodati, Bruno Bianchi, Adetti De Collibus, Tommaso Di Giacomo. Insomma, abbiamo presenze che testimoniano l'interesse e la vivacità dell'opinione pubblica, delle componenti della nostra collettività per questo momento significativo di congresso. Ed ora diamo la parola al Presidente D'Alfonso. Grazie.